Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo pronti, stiamo andando a fare la spesa, come al solito andremo a Lidl e Eurospin e poi ci vediamo con lo svuota la spesa. Eccoci qua, noi siamo appena tornati, vediamo subito cosa abbiamo preso. Allora, alla Lidl abbiamo preso anche 3 confezioni di acqua e una di acqua vita snella che era in offerta. Cominciamo con la Lidl. Abbiamo preso un barattolino di capperi e una di acciughe per fare la pizza questo sabato. Poi 2 pagnotte di questa la segale. Confezioni di Philadelphia che era in promozione, se non sbaglio 89 centesimi. Due mazzi di questi asparagi, sono buonissimi. 2 peperoni gialli. 2 peperoni rossi. 1 confezione di pomodorini, un pochino di zucchine che erano belle, non erano in promozione però erano belle d'aspetto e quindi le abbiamo prese, anche se venivano mi pare 1,49 euro. Poi ho voluto prendere, c'era tutto il set per la cancelleria, non c'era chissà cosa, ho voluto prendere questi pennarelli indelebili perché avevano la punta a fine. Così magari anche per scrivere nelle buste da mettere in congelatore vanno bene. Poi, tonno di questo Asdomar, c'era ancora, non so quando fosse in offerta, però tra gli scaffali c'era ancora qualcosa e l'ho preso. 2,99 euro se non sbaglio. E infine ho voluto prendere questa padella. Se non sbaglio era nell'offerta scorsa, io sono andata la scorsa settimana per prenderla e non ce n'era neanche una. Oggi vado e ce n'erano 3. Non capisco perché, si vede che ritirano fuori la roba così. Prima la nascondono, poi la riportano fuori, non saprei. E questa era tutta la spesa della Lidl. Ora passiamo all'Eurospin. All'Eurospin abbiamo preso 2 meloni. Hanno un profumo buonissimo. Poi una busta di questi tranci di pesce spada, una confezione di cuori di filetto di merluzzo che erano in promozione, se non sbaglio a 3,99 euro, e una confezione di questi fish burger, così una volta ogni tanto quando non sapete cosa fare all'ultimo momento è un salvacena e sono buoni questi fish burger. Poi un po' di banane, melanzane, lattuga, una confezione di fettine di bovino che erano in offerta a 8,49 euro al chilo. Erano in promozione anche questi mirtilli da 150 grammi, non mi ricordo quanto costavano, 1,99 euro mi pare. Li abbiamo presi così per sfizio. Poi 2 confezioni di questi yogurt che sono buonissimi, sono all'avena e noci. Se non li avete provati, provateli perché sono davvero buoni. Una confezione anche qui di pomodorini, mozzarella per pizza. Io di solito prendo sempre questa dell'Eurospin, mi ci trovo bene e ho ripreso questa. Poi una confezione di robiola, che sono 2 piccoline da 100 grammi se non sbaglio, sì. Un po' di basilico, sempre per la pizza di sabato. Un pezzo di grana padano d'oppo, che era in promozione anche questo. Se non sbaglio questo veniva 8,99 al chilo, una roba così. Poi ho voluto prendere questi, che sono nuovi. Solitamente non c'erano, sono degli snack, qua dice snack di prosciutto crudo.
Io li ho presi più che altro perché sono in porzioni da 60 grammi, che è la porzione giusta che serve a me per la dieta. Quindi io apro la confezione, me lo mangio tutto e non butto niente. Altrimenti, solitamente la confezione rimaneva aperta tanto tempo. Io poi da lì a rimangiarne passava troppo tempo e dovevo buttarlo ogni volta. Invece, questo è il peso giusto di quello che serve a me ed è perfetto così. Non so se sia buono, vi farò sapere. Poi stracchino, sempre in confezione così da 2 da 100 grammi. Due cosciotti di pollo da fare magari arrosto, questi. Poi due barattoli di questo pomodoro San Marzano della Grossarnese nocerino dopo. Io non li ho ancora provati, però ho sentito da tanta gente che per la pizza è il più buono. Quindi vorrò provarlo questo sabato. Una bottiglia di chinotto. E infine avevo fatto un po' di scorta. Aspettate, uno, due. Allora, c'erano in promozione questi succhi di frutta della Puerto Sol. Questi sono al 99% frutta senza zuccheri aggiunti. Quindi abbiamo fatto un po' di scorta perché erano in promo a 99 centesimi e ne abbiamo preso 5 alla pesca. Alla pera per Andrea che preferisce la pera, io preferisco la pesca. Poi ancora tre di questi 100% ananas. E uno 100% tropicale. Ho fatto un po' di scorta perché questi, sia quelli alla pesca che questo tropicale, la nutrizionista mi ha detto che li posso bere, quindi vanno bene anche per me. E infine questi semi di basilico, proveremo a piantarli, vedremo un pochino. Un'altra cosa ho preso. Mi stavo dimenticando, alla Lidl abbiamo preso anche questo vaso che è gigante, col suo sottovaso, veniva 3,99. Poi questa candela al geranio, citronella. E infine abbiamo preso una piantina. Aspettate, una piantina di zucca e una piantina di zucchine verdi, perché Andrea sta mettendo l'orto, quindi abbiamo preso due piantine. Speriamo vadano avanti così quest'estate mangiamo zucchine. E niente, la spesa era tutta qua. Ora andiamo a pranzare che si è fatto tardi e noi ci vediamo dopo. Stavo sistemando la spesa e mi sono accorta di aver dimenticato una cosa, ve la faccio vedere così al volo e corro a preparare il pranzo perché è tardissimo. Abbiamo preso anche questo set di lenzuola matrimoniali. Non so quando fossero in offerta, lì c'erano ancora, mi sembra che c'era questa, un'altra fantasia. Venivano 24,99 se non sbaglio. C'è scritto che sono in puro cotone, al tatto infatti sono molto belle. Io le ho prese per curiosità. Poi mi servivano. Il disegno è molto carino, ha tutte queste foglie così sull'azzurro, il lenzuolo con gli angoli è di questo colore, tipo una carta da zucchero. Boh, belline, le ho prese, vedremo. Fatemi sapere se voi le avete già prese e come vi trovate. Niente, corro a preparare il pranzo, ci vediamo dopo. Allora, io ho appena sistemato la cucina e volevo fare un lavoretto. Praticamente volevo sgombrare sotto il lavello dove ho tutti i detersivi per i piatti, per lavare in terra, per i vetri, tutti i detersivi e i panni, spugnette, tutto lì. Però non ci capisco più niente. Infatti vi faccio vedere, c'è un caos lì sotto e quindi andiamo a sistemare insieme. Come potete vedere, questa è la situazione attuale. Ormai non capisco più niente, non capisco che cosa ho, cosa c'è, cosa non c'è. È tutto un po' alla rinfusa, quindi vado a vuotare tutto, do una pulita e poi sistemiamo.
Allora, questa è la situazione attuale. C'era veramente un caos lì dentro, non sapevo più cosa c'era, cosa non c'era. Adesso metto, diciamo, le cose nuove in fondo, davanti porto quelle iniziate, vediamo un po' di finire un po' di prodotti e non comprarne più, almeno per un bel po' di mesi. Allora, ecco il risultato finale, diciamo. Qua davanti ho lasciato le cose che mi servono
a portata di mano come detersivo dei piatti, lo smack per l'acciaio, uno sta per finire, poi c'è l'altro, poi c'è il cif, le cose per spolverare, il rimel aceto. Sotto ci sono le buste della spazzatura e poi in questi contenitori sono andata a mettere tutti gli sgrassatori che utilizzo di volta in volta per diversi usi. C'è ad esempio il disinfettante, c'è l'ace che utilizzo per la cucina, c'è il quasar. Questo l'ho lasciato perché è praticamente finito, ce n'è un goccio, l'ho lasciato così in giro, ma poi quando lo finisco lo butto. Dietro lì invece ci sono le scorte del detersivo per i piatti e i vari sgrassatori, che ne ho una miriade. E infine qua sono andata a piegare tutti i panni per spolverare o anche per i vetri, e dietro le spugnette. E basta, finito così. E niente, io vi saluto qui, mi infilo in doccia così poi vado a preparare la cena. Vi ringrazio come sempre tantissimo per avermi seguito anche oggi. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like per il supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!